Good morning guys, eccoci ancora qui con Flavio Di Vio Marchetto. Io sono Luca Siddhartha, insegnante yoga e amico di Flavio con il mio canale YouTube. Vai Flavio, dici nel dettaglio a questo punto della bandiera Viscontea che avevamo visto prima. Allora, come vedete, Albicione ha delle caratteristiche sempre che devono essere rispettate. Uno, il colore deve essere azzurro, lo sfondo bianco, la figura umana rossa e il Bicione, le onde che descrive, devono essere sette. Sette, Sì, incredibile. sette. Come, dal punto di vista spirituale, potrebbe assomigliare moltissimo il Bicione a che cosa? Alla spina dorsale. E i sette sono i chakra. Perfetto, quindi Kundalini Yoga, o meglio la Kundalini in questo caso, e i sette chakra o elementi energetici che compongono l'elemento, diciamo, di spiritualità all'interno del corpo umano dello yoga. Meraviglia, meraviglia. Va bene, ti ringrazio. Flavio, vuoi dirci qualcosa? Intanto dirci dove poterti trovare. Tu sei a Bollate, giusto? Sì, potete spedirmi una mail flavio.marchetto@bandierestoriche.it. E sei anche sul canale, giusto, YouTube? Sì, Vexillum Channel. Perfetto, ti ringrazio allora, Flavio. Ti ringrazio per la tua competenza e sicuramente ci saranno tante persone sia dello yoga che dell'ambito storico che ti verranno a trovare. Un abbraccione, Un caro ciao, saluto a tutti. grazie, Ciao. ciao ciao.